Si è svolto il 21 e il 22 settembre presso l'aviosuperficie Ali Soccorso di Villafranca di Forlì, volo di fine estate, un importante meeting aeronautico organizzato dall'Associazione Piloti di Classe, che ha visto la partecipazione di oltre 120 velivoli e relativi equipaggi giungere da ogni parte d'Italia per stare insieme e per presentare gli eventi aeronautici italiani del 2020 di cui l'associazione è organizzatrice insieme ad altre realtà. In questa occasione è stato lanciato in anteprima assoluta un nuovo progetto di sviluppo del comparto avioturistico italiano denominato Fly to Italy, che sarà presentato ufficialmente in Germania dal 1 al 4 aprile 2020 ad Aero Friedrichshafen, la più importante fiera europea del mondo dell'aviazione leggera. Oltre a piloti di classe, fanno parte del gruppo promotore importanti realtà come Avio Portolano di Guido Medici, che nell'intervista che segue non esita a manifestare il suo disappunto verso l'immobilismo degli enti preposti a queste materie, VFR Aviation, eminente rivista aeronautica italiana sul mondo dell'aviazione, ed infine la nostra Fly Europe TV, piattaforma web internazionale sul mondo dell'aviazione che, insieme a Camera di Commercio delle Marche ed Aviomarche, sta già operando anche su altri progetti di promozione avioturistica e di promozione dei voli regionali nel nostro paese e nel bacino adriatico-ionico. Nelle interviste ascoltiamo le testimonianze dei protagonisti di questa giornata. Credo che sia stata una giornata importante per tutta una serie di motivi, raccontacene qualcuno. Sicuramente è stata una grande festa perché è stato il nostro raduno nazionale della nostra associazione, quindi trovare tanti amici che arrivavano da tutta Italia è stato bellissimo, la giornata ci ha aiutato, ma la cosa più importante è perché oggi si dà inizio a un progetto particolare denominato Fly to Italy, che non è altro che riuscire a portare l'avioturismo in Italia sia ai piloti che vengono dall'estero, ma specialmente anche ai piloti nazionali. Si sta cercando di creare una struttura iniziale di 20-25 strutture aeroportuali o aviosuperfici che ci prestino, che abbiano i servizi per poter accogliere i piloti per poterli poi integrare in quello che è il territorio locale. Il turismo poi vero e proprio che porta anche comunque economia al nostro territorio. Le idee sono state diverse perché oggi si è discusso, io sono più pragmatico e più da imprenditore, sono sempre dell'idea che bisogna iniziare a fare le cose, si inizia, si costruisce, si faranno degli errori, più di uno, ma da quegli errori lì che si può migliorare, stando fermi e aspettando che arrivi qualcuno. Fra 20 anni, caro Roby, sentiremo parlare ancora del turismo, dell'avioturismo in Italia. Sono rimasto contento dagli enti locali oggi presenti che credono in questo progetto. Quindi c'è da studiare per essere poi pronti fra 5-6 mesi veramente con la presentazione ufficiale. Abbiamo parlato di andare tutti in Germania a raccontare anche all'estero che cos'è l'avioturismo in Italia, ma abbiamo anche presentato delle manifestazioni molto importanti che l'anno prossimo hanno già delle date e sono degli eventi che già si perpetuano, nel senso che sono già stati fatti e hanno già avuto un grande successo. Ce li vuoi ricordare? Sì, a parte Friedrichshafen, in cui presenteremo assieme agli altri partners il Fly to Italy, ci sono gli eventi nazionali che Piloti di Classe sta curando. In primis è la giornata nazionale dell'aria, in cui stiamo cercando di avvicinare chi non è appassionato del volo, avvicinarlo all'aviazione. È una giornata in cui tutte le aviosuperfici, le scuole volo saranno aperte gratuitamente per dimostrare il volo. Poi ci sarà al sud, faremo il Cyber Air Show, che è una manifestazione in cui viene collegato un concorso cinematografico sul cortometraggio aeronautico. La scorsa è stata prima edizione, quest'anno si farà in pompa magna. Lì collegheremo anche addirittura una settimana di volo e mare per dare la possibilità, e già è un inizio di avioturismo, di dare la possibilità di essere relax, di fare le ferie ma di divertirsi. C'è la quarta edizione del Flight and Fun, che è diventata l'unica fiera aeronautica italiana, è la quarta edizione, e quest'anno si presenterà con una struttura tutta a posto,
con dei numeri superiori agli altri anni già dalle richieste che stanno arrivando. La quarta edizione qua nel 2020, quest'anno cercheremo di farlo crescere ulteriormente. Siamo partiti 3 anni fa con qualche timidezza per pensare in modo ambizioso a una fiera che avesse almeno una valenza nazionale di aviazione, visto che il territorio non ne aveva. Abbiamo riscontrato consenso, abbiamo visto crescere l'interesse e quest'anno cercheremo di lanciare l'evento con un po' più di struttura, coinvolgendo il territorio, cercando di coinvolgere aziende straniere che verranno a esporre in Italia e iniziando a offrire dei servizi di aviazione anche avanzati che negli anni scorsi non siamo riusciti a fare. Ci sarà l'evento nazionale a Terni, l'Air Terni, che sarà collegato come quest'anno comunque a un'azienda italiana, un'eccellenza italiana, quest'anno è stata la Tecnam, e per finire con a settembre con il volo di fine estate, che ci ritroveremo ancora qua fra amici a divertirci, a raccontarci cosa abbiamo fatto, ma sicuramente a cominciare a fantasticare su cosa si può ancora fare. I partner di questa operazione? Allora, i partner cominciamo in modo egoistico da Piloti di Classe, quindi fa parte di questo progetto, poi c'è la piattaforma TV Fly Europe di cui l'amico Robby è il presidente, che è un media che serve per la comunicazione, importantissimo. Avio Portolano dell'amico Guido Medici, che comunque con la sua cartografia e comunque aveva già iniziato tanti anni fa il discorso dell'avioturismo, e Rodolfo Biancorosso della rivista VFR Aviation, che purtroppo oggi ha avuto un problema, non è potuto essere presente, ma si è dispiaciuto, ma è uno dei primi che crede in questo progetto e sarà al nostro fianco per la comunicazione. Per cui non ci rimane altro che invitare tutti quelli che volano, tutti quelli che amano e che hanno questa passione agli eventi del prossimo anno e seguire te e seguire anche noi. Rinnovo a tutti il desiderio di ritrovarci tutti assieme, perché si sta creando un qualcosa di nuovo nei nostri eventi, ma anche non solo nei nostri eventi, perché ci sono anche altre strutture che creano eventi. Guido Medici, Avio Portolano, per noi il guru dell'avioturismo e di tutto quello che ci tiene dietro a questa materia. Guido, tu sono 15 anni che parli di avioturismo, però oggi pare che ci sia una sferzata di energia nuova, un po' con Piloti di Classe, un po' con altre strutture che hanno voglia di impegnarsi a riportare questo argomento sui tavoli giusti. Farai parte di questa famiglia anche tu, ma che cosa ci consigli, cosa ci dici? Intanto mi fa piacere che un argomento sia stato ripreso così. Tutte queste associazioni, attraverso i social, gli strumenti nuovi di comunicazione, stanno facendo un enorme lavoro. Stanno sostituendo un lavoro che dovrebbe essere promosso da altri enti, che dovrebbero essere istituzionalmente dedicati a questo, non lo fanno. Quindi questa passione che emerge in questo modo così forte e così immediatamente percepibile da parte di migliaia di persone è un segnale veramente eccezionale, ed è un segnale anche della volontà di superare delle strozzature veramente terribili. L'Aeroclub d'Italia ormai è un vuoto assoluto, vuoti di idee, vuoto normativo. Sono 20 anni che devono contattare i loro omologhi per poter dare l'omologazione di entrare in Italia a aeroplani ultraleggeri omologati molto meglio dei nostri, però che devono passare attraverso l'Aeroclub d'Italia. Non hanno contattato a 15 anni nessuno. Quindi a questo punto voglio dire che si muovono anche loro, nonostante il fatto che da 15 anni hanno un ufficio dentro che si occupa di avioturismo, e da 15 anni hanno una tabellina che non c'è. Un convegno dove uno spiace, sempre la stessa, 15 anni fa. Quindi, conclusione, ben venga tutte le operazioni, siamo felicissimi e per me, io ci sono, ci ho dedicato tanto tempo, mi auguro che ci siano anche quelle istituzioni che fino adesso sono state assolutamente assenti. C'è qualcosa da ricordare anche ad ENAC? Sì. Ci sarebbe da ricordare, nel senso che per esempio i piloti stranieri che devono venire in Italia e devono atterrare sulle aviosuperfici devono presentare una documentazione, devono mandare un fax ai direttori di circoscrizione, devono mandare un fax alle autorità di polizia dicendo quando vengono, dove vanno, eccetera, cosa che non viene mai praticata, ma anche questo è un elemento di, come dire, una strozzatura che impedisce un normale fluire.
Gli altri paesi nei loro IP dicono: nel nostro paese valgono, per quanto riguarda gli ultraleggeri e il volo di porto sportivo, quanto è definito sugli IP del paese di provenienza, punto. Quindi io devo seguire le leggi del mio paese anche quando vado in Croazia. Loro non sanno cos'è l'ultraleggero avanzato, cos'è l'ultraleggero basico, cos'è l'attestato che abbiamo solo in Italia. Quindi risolvono la questione dicendo: benissimo, chi viene nel mio paese deve sottostare alle leggi del suo, per quanto riguarda ovviamente non gli aeroporti e non gli aeroplani, stiamo parlando del volo, diciamo, da diporto, tutto lì. Sarebbe bene che anche noi, invece di delegare all'Orca d'Italia, facessimo lo stesso. L'Orca d'Italia non fa niente, non ha mai fatto niente, quindi basterebbe semplicemente scrivere: chi viene in Italia è sottoposto alle leggi del suo paese, punto. E stiamo parlando di aeroplani, non di aeroplani, stiamo parlando di volo da diporto e sportivo, di ultraleggeri. Anni di esperienze con Cesare Rossi, insieme a Fly Europe, insieme ad Avio Marche, insieme all'Aeroclub Picenum, insieme alla Regione Marche. Ecco, sono stati due anni dove ognuno di noi ha fatto grandi sacrifici per portare avanti questa causa: l'avioturismo, i voli regionali, la valorizzazione dello scenario aeronautico italiano. Ecco Cesare, oggi abbiamo fatto forse un passo avanti. Ci fai un commento? Siamo qua in una giornata di fine estate per dare un senso agli ultimi due anni che ci sono serviti per un impegno enorme di lavoro, da Friedrichshafen a Gerosa, da Ascoli Piceno fino a Gallipoli o all'Overe, e stiamo raccogliendo i risultati. Una giornata che ha visto decine e decine di aeromobili, ultraleggeri, guidomedici, tutti personaggi di prima grandezza che ci danno l'idea che stiamo andando per la strada giusta, che stiamo concludendo un primo percorso per aprire il secondo, un giro di boa. Quindi il prossimo sarà Friedrichshafen, poi ci saranno le manifestazioni dell'anno prossimo, quindi concretezza per quello che abbiamo fatto, e ne vediamo oggi i risultati. E i proponimenti, quelli che ci siamo detti qualche minuto fa, quelli che tutti vogliono avere come risultato, cioè far cambiare la dimensione di incontro tra i paesi europei anche in aria. Chi viene dalla Germania deve avere le stesse regole che ha nel suo paese, perché chi dall'Italia va in Germania o in Francia non deve trovare difficoltà. Noi non ne troviamo, gli altri ahimè sì. Dare un'accoglienza che sia fatta di cose precise: cosa c'è alla tua superficie, cosa possiamo darti, in cosa possiamo veramente accontentarti in questo tuo viaggio. È quello che dobbiamo fare.